Buonasera a tutti e benvenuti. Sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri, e questo è il 138esimo webinar gratuito della serie Dialogo con gli autori. Questa sera in diretta abbiamo un ospite davvero speciale. Abbiamo in collegamento Mauro Biglino, studioso di storia delle religioni e traduttore di ebraico biblico. Eccoci, buonasera Mauro. Buonasera, buonasera Rosa, buonasera a voi, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando. E Bene, grazie grazie. naturalmente dell'invito. Grazie a lei per aver accettato il mio invito, mi fa molto molto piacere. Tutto bene? Tutto bene, si sta Bene. procedendo, insomma, regolarmente, lavorando da casa, diciamo che rispetto ai 10 anni di conferenze fatte in giro per In giro l'Italia e per un po' l'Italia. per l'Europa, È lavorare da casa è vero. un'altra cosa. Va bene, intanto ci accontentiamo sperando di rifare la grande platea con le persone dal vivo, giusto? Ma sì, diciamo, magari prima o poi avverrà, per ora diciamo che con il canale Mauro Biglino Sì, Official Channel c'è una esatto. platea almeno di iscritti che sono Sono ormai tantissimi, 123.000, però esatto. quelli che ci seguono sono molti di più perché mediamente la percentuale di visualizzazione dei video è metà degli iscritti e metà di non iscritti, quindi insomma la platea è vastissima e riguarda un po' tutto il mondo perché riceviamo Certo. poi da Nord America, Sud America, Australia, eccetera, per cui insomma si chiacchiera amichevolmente con gli amici come sempre. Bene, allora Mauro, a proposito degli iscritti, l'aggiorno che precisamente fino a un'ora fa abbiamo superato i 5.000 iscritti e fino a un'ora fa, che mezz'oretta fa che ho controllato, erano 5.320 iscritti. Ah, Per cui, ok, lo vedo lì, 5.320. Va bene. bene, Allora, siamo contenti. 5.320, buonasera. Bene, allora, prima di lasciare la parola a Mauro, voglio presentarla brevemente ai partecipanti per chi ancora non la conoscesse. Va bene? Va bene. Ok. Allora, Mauro Biglino è uno studioso di storia delle religioni, traduttore di ebraico biblico per conto delle Edizioni San Paolo. Si occupa da circa 30 anni dei cosiddetti testi sacri. Gli studi classici, latino, greco ed ebraico biblico in seguito. E la successiva collaborazione con le Edizioni San Paolo gli hanno consentito di effettuare la traduzione letterale dei libri dell'Antico Testamento, a partire dalle edizioni più antiche della Bibbia in lingua ebraica. Mauro Biglino ha incentrato la sua opera su un metodo di traduzione letterale volto a spiegare i concetti espressi nella Bibbia esattamente come sono scritti al suo interno, talvolta preferendo lasciare inalterate espressioni ritenute intraducibili piuttosto che fornire una visione interpretativa. E infine Mauro Biglino ha partecipato a molteplici trasmissioni televisive e radiofoniche sulle principali reti nazionali ed internazionali. Ha partecipato ad oltre 300 conferenze in Italia ed in Europa ed è autore di tanti libri bestseller. Io ne ho preparati un po', voglio far vedere qua, ecco qua, questi sono tutti. Mamma mia! Ne voglio mostrare due o tre. La Bibbia non parla di Dio. E poi mi ero preparata il Diolino della Bibbia. E poi anche questo, come cosa dice davvero la Bibbia. Ecco qua. E comunque li ho tutti. Sono qui sopra la mia scrivania. Allora, prima di procedere con la serata, voglio ricordare a tutti i partecipanti che possono interagire e partecipare attivamente facendo delle domande. Qui nella chat a destra, relative all'argomento giustamente di questa sera, Mauro Biglino risponderà più tardi. Allora Mauro, so che abbiamo un'ora di tempo e ti ringrazio per questa tua disponibilità e io voglio iniziare a farti la prima domanda. E allora, volevo chiederti Mauro, come
Ha iniziato il suo lavoro di traduttore di ebraico biblico che lo ha condotto a tradurre 17 libri della Bibbia per le edizioni San Paolo. Allora, io ho iniziato per esclusivo interesse personale e vabbè, nel mio canale ho fatto due video dove ho spiegato nei particolari quali sono stati tutti gli elementi che mi hanno portato poi appunto a fare queste traduzioni professionali per conto delle edizioni San Paolo. Ovviamente sintetizzo perché altrimenti andiamo troppo per le lunghe. Molto semplicemente, io traducevo per conto mio, le edizioni San Paolo sono venute in contatto con le mie traduzioni, che ripeto facevo per mio esclusivo interesse personale, le hanno ritenute valide, diciamo così, per semplificare, hanno cominciato ad assegnarmi prima dei lavori di controllo redazionale sulle traduzioni che facevano loro. Poi hanno iniziato a darmi, affidarmi dei contratti di traduzione a tutti gli effetti e quindi diciamo, mi hanno affidato in totale 19 libri. Io li ho tradotti tutti 19, ma quando siamo arrivati alla pubblicazione del 17º, pubblicato da loro ovviamente con le mie traduzioni, io ho iniziato a raccontare le cose che mi pare veramente di leggere nell'ebraico biblico, cioè nella Bibbia dei Masoreti, e lì il rapporto di lavoro ovviamente si è interrotto, ma lo sapevo, ecco, non è che sia stata una sorpresa, è una scelta precisa che ho fatto in un certo momento della mia vita, ho detto va bene, ok, io comincio a raccontare e poi vada come vada, so che perderò questo lavoro di traduttore, pazienza e poi vedremo come proseguire. Bene, grazie di questa risposta che avevo una curiosità e poi le volevo chiedere un'altra cosa. Allora, uno dei libri che a me personalmente mi hanno appassionata di più è La Bibbia non parla di creazione. La Genesi ci racconta un'altra storia. Ecco qua. Ecco, Sì. e lì questo libro parla di creazione. Un atto deliberato da parte di uno o più esseri superiori che dà luogo all'esistenza di ciò che prima non esisteva. Questo, secondo lei, non è descritto nella Bibbia? Assolutamente no. Cioè questo lo dico proprio è una delle poche certezze che non ho, così come perché è legato all'altra certezza, che la Bibbia non parla di Dio inteso come essere spirituale, trascendente, onnipotente, eccetera, eccetera. Preciso che dire che la Bibbia non parla di Dio non vuol dire Dio non esiste, perché questo io non lo so e non entro nel merito, ma per venire alla sua domanda, la Bibbia non parla di creazione anche perché nell'ebraico biblico non esiste neppure il termine che indica creazione così come lo intendiamo noi, cioè atto creativo che parte dal nulla. Il termine, cioè il verbo bara nella Bibbia e nei libri, appunto anche in quello che lei ha citato, il verbo bara indica sempre inequivocabilmente, ma questo no, non è che lo dice Biglino così che un giorno si è svegliato, lo dicono insomma tutti gli studiosi. Bara non significa creare dal nulla, ma significa intervenire in una situazione già esistente per apportare delle modifiche. E nel libro io ho analizzato tutte le volte che il termine bara compare nella Bibbia, mettendo tutti i significati. Faccio un esempio per banalizzare. In uno dei passi in cui viene usato il termine bara, bara significa tagliare degli alberi per rendere quel versante, insomma, di quelle colline, edificabile, nel senso che una tribù di Israele si doveva installare lì e allora hanno tagliato gli alberi. Ecco, il verbo usato per dire tagliare gli alberi è bara, quello che normalmente viene tradotto come creare, ma che non significa creare. Ho capito. Ecco, questo è il libro con tutti i miei appunti per
per essere pronta questa sera a fargli le domande. Senta, Mauro, ma secondo lei, cosa dobbiamo realmente leggere nella Bibbia, una volta compreso che non contiene il concetto di creazione? La Bibbia è fortunatamente un libro molto affascinante perché è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia. Non è un libro unico. La Bibbia è in gran parte tratta da testi più antichi, in particolare da testi assiro-babilonesi che poi si rifanno i testi sumeri, e che ci racconta la storia dell'origine di una particolare gruppo del genere umano. Dopodiché ci racconta la storia del rapporto tra il popolo di Israele e il suo governatore, che nella Bibbia è chiamato con il nome di Yahweh e che poi purtroppo la teologia ha trasformato nel Dio che conosciamo, cioè nel Dio spirituale, trascendente, creatore dei cieli e della terra, eccetera. Invece la Bibbia è un libro di storia che racconta la storia di un popolo, ma è molto interessante perché nel raccontare le origini, cioè il libro della Genesi, ci racconta il modo in cui degli individui che la Bibbia chiama col termine Elohim e che sono molti, e Yahweh era uno di quelli, questi individui hanno di fatto fabbricato il genere umano. Ho capito. Senta Mauro, lei ha anche più volte affermato che la Bibbia non è un libro di storia. Quali sono le basi di questa affermazione? No, io ho affermato che la Bibbia è un libro di storia, cioè nel senso che è un libro che sostanzialmente contiene la storia, contiene la cronaca di una serie di vicende che si sono sviluppate nel corso dei secoli, tant'è che c'è anche un libro che si intitola La Bibbia è un libro di storia, uno dei miei, e come tutti i libri di storia, ovviamente, contiene delle verità, contiene delle falsità, contiene delle esagerazioni, contiene delle dimenticanze, volute o dimenticanze vere, esattamente come tutti gli altri libri di storia che l'umanità ha sempre scritto, nel corso della sua evoluzione culturale. Sì, allora dicevo appunto che ha le caratteristiche, in sintesi, di tutti i libri di storia, compresi quelli che si scrivono anche oggi e che sappiamo generano spesso anche polemiche perché magari gli stessi storici non sono d'accordo gli uni con gli altri e quindi i libri di storia sono tutti così. La Bibbia è uno di questi. Bene, io continuo con le mie ultime due o tre domande che ho preparato e poi passiamo alle domande dei partecipanti. Intanto grazie di rispondere a queste domande. Allora, Mauro, le volevo anche chiedere, no? La sua ricerca in questi anni si è estesa anche in aree differenti da Israele. Insieme a Cinzia Mele, che nelle sue ricerche ha rilevato toponimi relativi ad eventi e luoghi biblici in Finlandia, ha scritto due libri. Il secondo libro pubblicato recentemente è La Bibbia, il regno del Nord, che anche questo lo voglio far vedere. Eccolo qua. Può, come vede, ci sono tutti i miei segni. Può raccontarci Mi che cosa vede in questa estensione di ricerca? piacciono i libri lavorati così. Allora, diciamo questo, io ho partecipato, e questo appunto è il secondo libro uscito da poco, ho partecipato perché? Perché dico sempre, sono anni che lo sostengo, che bisogna avere la mente aperta. In questa fattispecie, che cosa succede? Succede che nel nord dell'Europa c'è come una sorta di ricostruzione geografica e toponomastica, ma non solo, delle vicende bibliche. Ora, questa cosa qui, teoricamente, cioè la presenza di nomi biblici in varie parti del mondo è attestata. Faccio un esempio, la capitale del Canton Vallese si chiama Sion. Ma non è che nel Canton Vallese si sia, come dire, ricostruita quasi come una fotocopia, la geografia biblica, l'insieme delle vicende bibliche. Quello che
secondo me, degno di attenzione, degno di grande attenzione, ed è questo il motivo per il quale ho partecipato a questa ricerca e ho continuato appunto fino alla pubblicazione del libro, è che questo richiede una spiegazione. Ora, io ritengo che le vicende bibliche abbiano avuto origine là dove tradizionalmente sono collocate, cioè in Medio Oriente. Però il fatto che nel nord dell'Europa ci sia questa precisione di ripetizione geografica, di distribuzione sia dei nomi dei centri abitati, sia di corrispondenze nei nomi delle popolazioni, sia di corrispondenze nelle distanze, nei percorsi fatti, cose che in questo libro sono documentate da diverse decine di cartine, proprio per far vedere che non si tratta di semplici, come dire, poche banali coincidenze, ma sono veramente tante, tante le corrispondenze, per cui io dico che è un qualcosa che non può essere sottaciuto, anche se uno dice, ma teoricamente quello che c'è scritto in questo libro può andare, teoricamente, dico, contro quello che tradizionalmente pensi tu. Io dico no, nel senso che non è necessariamente in contrasto. Io ripeto, anche per le scoperte che l'archeologia sta facendo in Israele, di cui do conto anche nei video nel mio canale, ripeto, ritengo, cioè il mio cuore batte per il Medio Oriente. Però le evidenze sono talmente tante e soprattutto talmente precise che richiedono una spiegazione, cioè una mente aperta e curiosa ha bisogno, ha voglia, ha piacere di sapere perché, cioè come sia successo, quando questo sia avvenuto, com'è che questi nomi corrispondono. Ecco, quindi questo libro, che in effetti poi si chiude con circa una quarantina di domande, non si chiude giustamente con delle conclusioni, ma si chiude, come sempre, con dei dubbi che devono aprire a nuove ricerche. E quindi speriamo sostanzialmente che il mondo accademico, che si interessa di tutta una serie di temi, prenda seriamente in considerazione questo aspetto per capire come sia possibile trovare, questa precisione di corrispondenza. Bene, allora vedo che stanno arrivando tantissime domande, però io voglio continuare con le mie. Lei ha rilasciato una approfondita intervista al giornalista Giorgio Cattaneo, dalla quale è poi nato un libro a quattro mani, ormai bestseller in molte classifiche. Io anche qui l'ho letto, mi sono fatta i miei appunti ed è La Bibbia nuda, eccolo qua. E la mia domanda è: che cosa significa per lei spogliare simbolicamente la Bibbia? Significa ridarle la dignità. Mi spiego. La Bibbia nuda non è un nome inverecondo rispetto alla Bibbia, ma significa la Bibbia vera, la Bibbia nuda e cruda, cioè la Bibbia spogliata, scoperta da tutta quella coltre di coperte che le sono state messe sopra per tenere nascosto ciò che veramente ci racconta. E quindi per poter poi far dire alla Bibbia tutte quelle cose che la teologia ci racconta da secoli, ma che la Bibbia non dice. Cioè, appunto, la Bibbia non parla di Dio, la Bibbia non parla di creazione, la Bibbia non parla di eternità, la Bibbia non parla di trascendenza, la Bibbia non si occupa in sostanza della vita dopo la morte. Cioè, in sostanza, sono queste tutte elaborazioni teologiche che hanno rivestito la Bibbia di abiti che non le appartengono. Quindi metterla a nudo significa darle la dignità. Se noi leggiamo, ad esempio, i commenti che io cito spesso anche nei video che faccio, i commenti degli esegeti ebrei, quando appunto parlano di creazione, dicono: ma lì non si parla di creazione di mondi, di monti, di terre, di valli, di mari, ma si parla della fabbricazione, della nascita del popolo di Israele. Ecco, la Bibbia è un libro
riguarda il popolo di Israele, neppure tutti gli ebrei, perché il popolo di Israele significa esclusivamente i discendenti di Giacobbe. Tutti gli altri, che sono pure appartenenti alla famiglia abramitica, non fanno parte di questo patto tra Israele, cioè le 12 tribù, e questo individuo di nome Yahweh. Ecco, la Bibbia si occupa di questo. Quindi, meno che mai la Bibbia si occupa del mondo intero, meno che mai la Bibbia si occupa di tutti coloro che, non essendo ebrei, si sono impossessati di questo libro, ci hanno costruito sopra una religione e in questa religione hanno, come dire, coinvolto l'umanità. Ecco, l'umanità nei rapporti con Yahweh non c'entra niente. Io alle volte, pensando a Yahweh vivente, esistente, che vede i cristiani che si rivolgono al cosiddetto Dio Padre della Bibbia e che dice: ma questi cosa vogliono da me? Visto che io non ho mai detto che mi sarei occupato di loro. Ecco, la Bibbia nuda significa proprio questo. Facciamole dire esclusivamente ciò che dice. Poi Mauro, con questo libro, appunto la Bibbia nuda, che voglio far rivedere, insieme a un team che collabora con lei, state aiutando uno sperduto villaggio nella foresta del Brasile. Oltre al gesto generoso, vive questa esperienza come una sorta di riscatto da parte della Bibbia stessa? Allora, per quel poco che possiamo fare, sì. Cioè, nel senso che noi sappiamo bene cosa hanno fatto quelli che sono arrivati con la Bibbia, non soltanto in Sud America, ma anche in altre parti del mondo. Per cui io, per quanto riguarda la Bibbia nuda, personalmente non ho neppure fatto il contratto per i diritti d'autore. Cioè, non è che rinuncio ai diritti che mi spetterebbero, non ho neppure fatto il contratto. Nel senso che tutto ciò che, diciamo, teoricamente dovrebbe spettare a, io non l'ho neppure richiesto contrattualmente e va direttamente, senza intermediari, senza associazioni in mezzo, va direttamente ad aiutare questa popolazione indio nel nord-est del Brasile. Un paio di settimane fa abbiamo registrato un brevissimo video che manderemo presto, nel quale la persona che è là e che si occupa di questo, racconta qual è l'evoluzione delle cose che stiamo facendo, soprattutto per questi bambini, per la scuola, eccetera. Perché? Perché almeno, come dire, la Bibbia restituisce qualcosetta di quello che nei secoli ha purtroppo aiutato a portare. Bene Mauro, io intanto la ringrazio per queste risposte che mi ha dato personalmente e voglio fargli comunque tanti tanti complimenti perché io la stimo tanto e grazie di aver scritto anche questi libri molto importanti con tante Grazie a lei. informazioni. Allora, Mauro, come dicevo prima, abbiamo un'ora a disposizione e sono arrivate tantissime domande. Prima guardavo e controllavo un attimo anche le domande da parte dei partecipanti. Allora, se sei d'accordo, ora velocemente lasciamo spazio ai partecipanti, però prima volevo fare vedere la nostra promozione per questa sera. Per chi acquista uno di questi tre libri di Mauro, La Bibbia non parla di creazione, La Bibbia, il regno del nord. E la Bibbia nuda avrà in omaggio, questo volevo dirlo, lo prendo subito, ecco qua, il DVD della durata di 130 minuti, L'invenzione di Dio, che contiene una conferenza e un'intervista esclusiva di Mauro Biglino, dove spiega su base testuale e nel pieno rispetto del testo biblico come il libro sacro per eccellenza non si occupi di Dio, mettendo in discussione secoli di dogmatismo e le fondamenta stesse del pensiero occidentale, che su questo ha eretto la propria intera esistenza. Il DVD lo voglio far vedere, c'è all'interno anche un libricino, è un regalo esclusivo per i clienti del Giardino dei Libri. Abbiamo messo anche una slide e ha il valore di 24,50 euro. Inoltre, per chi acquista almeno uno dei tre libri,
e avete l'omaggio, avrete anche le spese di spedizione gratuite. E la promozione vale fino a venerdì sera, 21 gennaio. Bene, Mauro. Quasi quasi lo compro. Te lo ricordi, vero? Sì, me lo Questo? ricordo, me lo ricordo. Tra l'altro è molto molto Lo interessante. ricordo Una bene. bellissima conferenza, una bella intervista. Allora, Mauro, il tempo scorre velocemente, io voglio dedicarmi alle domande da parte dei partecipanti. Come ti dicevo prima, ne sono arrivate tantissime, logicamente il mio staff le ha già un po', selezionate e parto subito con la prima. La prima è Brisita. Domanda: chi erano veramente Adamo ed Eva? Oh, bella domanda. Adamo ed Eva sono il, diciamo prima Adamo, il prodotto di un intervento genetico fatto dagli Elohim, che sono intervenuti per migliorare un individuo che già esisteva sulla Terra. Il racconto di Adamo è un racconto che non è originario della Bibbia, ma è un racconto che gli autori biblici hanno preso dai racconti mesopotamici, dove anche lì si parla dell'Adamo. E nei racconti mesopotamici si dice che le cosiddette divinità, che là sono chiamate, a seconda che il termine sia sumero oppure sia semitico, sono chiamate Anunnaki, Anunna oppure Ilu oppure Ilanu, e che corrisponde agli Elohim biblici, lavoravano la terra. Questo lo spiego molto spesso leggendo proprio i testi sumeri, nei video. Lavoravano, e ad un certo punto le divinità inferiori, che erano costrette a lavorare, diciamo, si ribellano. Sto sintetizzando moltissimo, eh? Allora i capi decidono di fare un lavoratore che lavori al posto loro. E dopo una serie di tentativi fabbricano il cosiddetto Adamu, che nella Bibbia corrisponde all'Adamo. Tant'è che nella Bibbia si dice, contrariamente a quello che ci viene raccontato, che l'Adamo non è stato creato nel cosiddetto paradiso terrestre, ma la Bibbia ci dice chiaramente nel libro della Genesi che gli Elohim, nella fattispecie Yahweh, ha posto un giardino recintato e protetto in Eden, poi ha preso l'Adam, che quindi era stato fatto da un'altra parte, e l'ha posto nel giardino perché lo lavorasse e lo custodisse. Quindi era una genia, diciamo così, una stirpe di individui che dovevano lavorare per conto di questi Elohim. Ed erano soprattutto maschi. Poi si accorgono, per una serie di cose, e l'ho anche raccontato nei video, leggendo anche i commenti ebraici, che insomma tra questi maschi e gli animali che all'interno di questo stesso posto venivano addomesticati, succedevano delle cose non gradevoli. Allora, diciamo così, gli Elohim hanno deciso di fabbricare per questo Adam la sua compagna che fosse adatta per lui, e hanno fabbricato la cosiddetta Isha, che si chiama Isha proprio perché deriva da Ish, che vuol dire uomo, e Isha è femminile. E poi gliela consegnano, e quando gliela consegnano, basta leggere anche le traduzioni delle Bibbie fatte dagli ebrei, l'uomo, cioè l'Adam, dice: finalmente questa è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, cioè finalmente ho una femmina adatta a me. Ecco, poi questi adamiti fanno delle cose che non si sarebbero dovute verificare, cioè per esempio Eva comincia a riprodursi e quindi vengono cacciati da questo Gan Eden e ne vengono allontanati, e di lì cominciano una vita per conto loro. Bene, Mauro. Chiedo scusa, ma per lasciare spazio alle domande ho Sì. Sì, ovviamente sintetizzato, perché come potete immaginare ci sarebbe da parlare per ore. e le domande ne stanno arrivando veramente tantissime. Allora, voglio proseguire con Sergio.
Sergio domanda: ora l'uomo è in grado di fare geneticamente quello che gli Elohim hanno fatto all'uomo 7500 anni fa? Questo potrebbe significare che siamo pronti a conoscere gli Elohim o nostri creatori? Ma dunque qui la risposta è semplice, sì. Nel senso che le tecniche della genetica, come per esempio la CRISPR, che è una tecnica che serve per sostanzialmente scrivere il DNA, è una tecnica che consente all'uomo di, fra virgolette, fare Dio. Cioè, tant'è che appunto si dice, ma adesso l'uomo non vuole fare come ha fatto Dio. Ecco, in realtà l'uomo è in grado di fare come hanno fatto gli Elohim. E io penso, ma lo penso veramente, che l'umanità sarebbe pronta ad incontrare gli eventuali Elohim, senza problemi. E se ne stanno accorgendo anche i potenti, cioè coloro che finora hanno sempre fatto in modo, dico finora intendo dire fino a ottobre dell'anno scorso, adesso non è più così, hanno sempre fatto in modo di deridere coloro che dicevano, ma chissà, magari un giorno potremmo anche incontrare i nostri fabbricatori. Adesso, a partire dal Pentagono e poi con la NASA, che convoca addirittura dei teologi per chiedere loro, ma che cosa succederebbe se noi dicessimo all'umanità che esistono questi qui e che possiamo entrare in contatto con loro? Cioè, in realtà si stanno ponendo seriamente il problema a livello ufficiale, a livello pubblico, e io penso che già solo per il fatto che si stiano ponendo il problema a livello pubblico vuol dire che ci stiamo avvicinando ad un momento in cui forse finalmente sapremo. Bene, allora proseguo con Monica. Monica domanda: attualmente quale Bibbia si può leggere con la traduzione più veritiera? Non saprei dire, nel senso che allora, ci sono delle Bibbie che hanno la traduzione, formalmente hanno la traduzione letterale, però nella traduzione letterale non riescono ancora a liberarsi dall'idea di non tradurre Elohim e quindi di tradurlo con Dio, cosa che non sta, perdonatemi la battuta, né in cielo né in terra, perché Elohim non significa Dio. Il significato esatto di Elohim non lo conosce nessuno, tant'è che io nelle mie indicazioni nel canale per leggere la Bibbia dico la cosa migliore è non tradurlo. Quando io traducevo per le edizioni San Paolo, i primi cinque libri della Bibbia, cioè la cosiddetta Torah, quindi da Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, la cosa che mi piaceva è che il termine Elohim rimaneva Elohim. Perché così deve essere. Allora, diciamo che quella traduzione letterale fatta dalle edizioni San Paolo nella collana della Bibbia ebraica interlineare, quantomeno, oltre ad avere la traduzione letterale, lascia aperto il discorso della traduzione di Elohim perché non lo traduce, così come non traduce il termine Yahweh, che invece normalmente viene tradotto con o il Signore o l'Eterno. Due termini che con Yahweh non hanno assolutamente nulla a che vedere, ma lo dico proprio con assoluta certezza. Cioè Yahweh non ha nulla a che vedere con il Signore o con l'Eterno, così come Elohim non ha nulla a che vedere con il termine Dio, così come lo intendiamo noi. Allora, diciamo che questi primi cinque libri della collana della Bibbia ebraica interlineare, e quindi guardate, sto facendo, come dire, della pubblicità ad una casa editrice che mi ha sbattuto fuori, quindi è il massimo della mia correttezza. Dico quantomeno lì c'è questo. Poi, se si vogliono avere delle indicazioni interessanti, si può prendere la Bibbia di Gerusalemme, perché pur avendo una traduzione tradizionale, contiene nelle note tutta una serie di spiegazioni che sono molto significative e che in alcuni casi aiutano veramente a capire. Faccio un esempio. Quando la Bibbia parla di El Shaddai,
viene tradotto Dio onnipotente. Ora, El non significa Dio e Shaddai non significa onnipotente. Nella Bibbia di Gerusalemme, pur avendo la traduzione Dio onnipotente, nelle note c'è scritto El Shaddai non significa Dio onnipotente, nel migliore dei casi significa padrone delle steppe. Ecco, quindi mettendo assieme, cosa chiarissima questa, mettendo assieme quindi da un lato una traduzione letterale che non traduce Elohim e dall'altra la Bibbia di Gerusalemme che ha, siccome è fatta dalla scuola di studi biblici di Gerusalemme, appunto la scuola domenicana fondata a metà del 1800, però diciamo è molto corretta nelle note, allora mettendo assieme queste due cose uno già riesce a farsi un'idea del fatto che, appunto, come vado dicendo dal 2010, la Bibbia non parla di Dio, non parla del Dio così come lo intendiamo noi, cioè spirituale, trascendente, onnipotente, onnisciente, creatore dei cieli e della terra, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, grazie Mauro. Io continuo con un'altra domanda. Il conte domanda: coloro che discendono da quelli che ci hanno creato geneticamente, attualmente sono presenti sulla Terra? Allora, coloro che ci hanno creato geneticamente, ci dice la Bibbia stessa, ad un certo punto hanno cominciato ad avere dei rapporti sessuali con gli adamiti, con le femmine adamite, producendo dei figli. Quindi, diciamo così, producendo una generazione mista. Però ce n'è una parte che non si è unita, diciamo la parte dei capi, che di fatto erano contrari a questo evento che non si sarebbe mai dovuto verificare. Allora diciamo così, io ovviamente non ho prove e quindi chiaramente se facessi un'affermazione precisa e diretta, poi giustamente mi si chiederebbe ma come puoi provarlo? Ecco, ovviamente non lo posso provare. Però ci sono teologi, come per esempio il teologo Barry Downing, il quale teologo, tra l'altro pastore della Chiesa protestante, quindi uomo di fede, laureato in fisica, il quale dice che gli Elohim sono attualmente sulla terra, quindi lui sa che gli Elohim non sono Dio, gli Elohim sono attualmente sulla terra e di fatto governano tutto. Io dico che se un giorno si scoprisse che questo è vero, non mi stupirei affatto. Bene, allora invece Giorgio domanda: se gli Elohim sono i fabbricatori dell'umanità, solo la Bibbia dà risposte sull'inizio dell'umanità? Assolutamente no. Diciamo che anche di questo dico a Giorgio se ha voglia di andare nel canale Mauro Biglino Official Channel, vede per esempio uno degli ultimi video fatti con il dottor Enrico Baccarini. Per esempio, se noi parliamo dei testi cosiddetti sacri dell'induismo, lì si raccontano esattamente le stesse cose. Se noi leggiamo le tavolette sumero-accadiche, lì si raccontano esattamente le stesse cose. Se noi andiamo a prendere le storie raccontate in Centro-Sud America, viene raccontata esattamente la stessa cosa. Cioè, la Bibbia è un insieme di libri scritti da una piccola parte dell'umanità che però ci racconta ciò che in sostanza popoli di tutti i continenti della Terra ci raccontano, che noi siamo stati fabbricati geneticamente da altri. Poi, su questi altri, devo dire che la Bibbia è la meno chiara in assoluto, cioè è quella che ci dice di meno in assoluto. Perché se noi prendiamo, ad esempio, i testi sacri dell'induismo, ecco lì ci sono addirittura ipotesi su diverse razze di questi altri. Ci sono addirittura ipotesi sulle parti del cielo da cui questi altri teoricamente potrebbero provenire. Di figli delle stelle parlano i racconti del Centro-Sud America. Ecco, invece la Bibbia in questo è, come dire, molto parca. Non ci dà notizie perché ciò che interessava agli autori biblici era dire: questo qui ha scelto noi perché siamo i migliori
E di fatto noi siamo il popolo eletto, cosa che altri popoli non hanno fatto. Gli altri popoli, con, fra virgolette, forse maggiore umiltà, hanno detto: noi siamo stati fabbricati da individui provenienti da un'altra parte. Quindi la Bibbia è uno dei tanti libri che ci racconta. Bene, allora Mauro, Francesca domanda: cosa intende per fabbricare un essere? Perché queste tecniche di fabbricazione sono perse? Un intervento di ingegneria genetica che la Bibbia ci dice quando ci racconta che gli Elohim hanno fabbricato l'Adam a loro immagine, anzi meglio, a loro somiglianza, e noi abbiamo nelle traduzioni a immagine e somiglianza. Nella Bibbia c'è scritto che ci hanno fabbricati a somiglianza con il loro tselem, e tselem significa un qualcosa di materiale che contiene l'immagine e che, derivando dall'ebraico salam, significa tagliare, tagliare fuori. Quindi la Bibbia ci dice che ci hanno fabbricati con un qualcosa che contiene la loro immagine e che è stato tagliato fuori. Siccome i racconti biblici derivano dai racconti sumero-accadici, che sono più precisi, lì c'è scritto che hanno usato il sangue delle divinità che li chiamano Alalu, il sangue di questi Alalu. Quindi vuol dire che hanno usato della parte fisica per introdurla in individui già esistenti, e nel libro Resi Umani con il biologo Pietro Buffa l'abbiamo scritto, l'abbiamo descritto, sono intervenuti o su Homo habilis o su Homo erectus per produrre il sapiens. Quindi, di questi interventi di ingegneria genetica, ancora una volta, i testi sacri dell'induismo ci raccontano anche con dovizia di particolari, ci raccontano addirittura di gravidanze extrauterine. E nel libro La caduta degli dèi l'abbiamo documentato con le traduzioni dal sanscrito. Quindi queste cose qui i popoli dell'antichità le conoscevano. Purtroppo noi qui in Occidente non ne Ecco qua. possiamo parlare con tranquillità, perché chi ne parla, diciamo così, viene deriso, eufemisticamente, poi in realtà quello che succede è ben peggio, ma diciamo viene deriso. Invece in Estremo Oriente, in India, di queste cose qui si può parlare con assoluta tranquillità. Ne parlano addirittura elementi del governo che dicono: ma noi la genetica la conosciamo da 4.000 anni. Ma è quello che ci raccontano i popoli antichi. Io, come sanno quelli che ascoltano, hanno ascoltato le mie conferenze dal 2010, ho letto i miei libri, o insomma adesso seguono i video, io faccio finta che siano veri i racconti degli antichi. Cioè, invece di dire che sono tutte favole, che sono tutti miti, che sono tutte cose inventate, io dico: facciamo finta che siano veri e vediamo che cosa ne viene fuori. Beh, io in tutti questi anni, quindi quantomeno da quando ne parlo pubblicamente, quindi ormai sono 12 anni, dico che se noi facciamo finta che siano vere quelle cose, abbiamo un sacco di risposte. Bene, Antonio, Mauro le domanda: lei sta continuando con i suoi studi sulla scia degli scritti di Sitchin? Beh, io sto, allora, la mia scia è la Bibbia, dichiaratamente. Poi è chiaro che uno non può essere un monomaniaco della Bibbia, e quindi ovviamente spazio sia da riviste scientifiche a spazio sulle traduzioni che dei testi sumero-accadici fanno gli accademici. È ovvio che conosco ciò che ha scritto Sitchin. Così come dal punto di vista, per esempio, delle evoluzioni linguistiche, seguo non soltanto le teorie degli indoeuropeisti, ma seguo quelle del professor Semerano, che pone all'origine di tutto le lingue semitiche, l'accadico in particolare, perché veramente, diciamo, per raggiungere un livello, non dico la verità, perché probabilmente morirò senza averla raggiunta, ma per raggiungere un livello di conoscenza che vada oltre ciò che ci è stato raccontato e che sicuramente non tiene più e non terrà più,
bisogna mettere assieme diverse discipline. E allora, mettendo assieme diverse discipline, si arriva veramente ad avere, diciamo, quantomeno una sorta di mosaico dove i tasselli pian pianino si vanno a mettere, diciamo, nei posti giusti. E sta venendo fuori un quadro che, allora, dire che sia vero non lo posso dire, perché per dirlo bisogna avere le prove, però è un quadro che ha una sua coerenza. Bene Mauro, intanto leggo anche nella chat che la ringraziano per questi suoi interventi. Ma sono io che ringrazio coloro che, insomma, che dimostrano che hanno interesse per queste mie curiosità che metto a disposizione di tutti con un unico scopo, in modo che ognuno abbia degli elementi per ragionare con la sua testa, non per abbandonare una verità e abbracciarne un'altra, perché sarebbe uno sbaglio, ma solo per dire che ciò che ci hanno detto è una parte che è stata elaborata a tavolino, la Bibbia ci racconta altro. Testi di altri popoli ci raccontano altro, e quindi per poter ragionare con la propria testa bisogna avere tutti gli elementi, tutti, perdon, chiedo scusa, la maggior quantità di elementi possibili. Bene, e noi stiamo facendo anche bene il nostro lavoro perché stiamo selezionando le domande appunto per far sì che questo avvenga questa sera. Allora, Marika, buonasera Mauro, cosa ci puoi dire a proposito dell'incontro stabilito dalla NASA con i teologi? Secondo lei, perché hanno deciso di farlo proprio ora? Allora, intanto buonasera, sì, non soltanto a Marica, ma a tutti quelli che rinnovo il saluto, a tutti quelli che sono presenti. Hanno deciso di farlo proprio ora, così come il Pentagono a ottobre ha deciso finalmente di riconoscere l'esistenza di quelli che loro chiamano gli UAP, perché adesso UFO non bisogna più utilizzarlo. E perché? Perché ci sono tutta una serie di evidenze che fanno sì che certe cose non possono più essere tenute nascoste. Nel senso che noi abbiamo degli strumenti di comunicazione, internet, che sappiamo bene perché cos'è nato, attraverso internet ci tengono tutti sotto controllo, ci mancherebbe, sanno benissimo se a me piacciono i grissini più cotti o i grissini meno cotti, per dire, no? Quindi bisogna sempre stare attenti a come si usa questo strumento. Però se lo si usa bene, c'è effettivamente la possibilità di comunicare in tempi rapidi, e quindi una notizia, una informazione, nel momento in cui viene messa in rete, un secondo dopo può essere vista da alcuni miliardi di persone. Ora, si sono stufati anche di prendere in giro questi militari americani che ad un certo punto avevano deciso addirittura di non parlare più perché ne andava delle loro carriere. Adesso la situazione si è ribaltata. Seguendo i giornali americani, questi che prima venivano denigrati, adesso stanno diventando gli esperti degli UAP. Perché? Perché sono quelli che li hanno visti, sono quelli che li hanno filmati. E siccome questi che stanno sulle navi da guerra americane sono abituati a vedere di tutto, adesso il Pentagono è stato costretto a riconoscere che sulla Terra ci sono delle cose che non sappiamo spiegare. Cioè, non sappiamo come fanno a funzionare così, non sappiamo come mai violano quelle leggi della fisica che noi riteniamo di conoscere. Non sappiamo chi li ha fatti, non sappiamo chi li guida, non sappiamo chi ne sia il proprietario. Quindi, quantomeno, ci sono tutta una serie di domande che, se qualcuno poneva prima, era un visionario, adesso invece sono diventate ufficiali. Quindi la NASA, giustamente, ma questo l'ha già fatto da alcuni anni fa, adesso la notizia è stata ripresa addirittura anche dal quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, talmente importante, la NASA si pone giustamente il problema, anche se secondo me in modo un po' esagerato. Cioè dice: ma se noi raccontiamo che questi qui esistono, che cosa succede alle religioni? Cioè, che cosa succede al pensiero teologico che è stato trasmesso alle persone, e quindi che cosa penseranno le persone? Io dico che le persone sono infinitamente più pronte ad accettare questa idea di quanto non lo pensi sia la NASA che i teologi. Io già un anno fa, parlando del teologo Armin Kreiner, che è docente di teologia fondamentale all'Università
università cattolica in, non mi ricordo più se a Monaco o di Baviera, comunque in Germania. E beh, lui diceva che questo è un problema ormai ineludibile. Cioè, non possiamo più far finta. Noi dobbiamo assolutamente parlare di questo. Ma dobbiamo parlarne con tranquillità perché la gente è pronta. La gente è molto meno stupida di quanto si pensi. Perché ormai io poi capisco che i grandi governi, dico quelli che intendono governare il mondo, poi si possano sentirsi in crisi, perché è chiaro che supponiamo, facciamo che se si dicesse che esistono questi qui e che questi qui sono infinitamente più potenti, beh, allora tutto il popolo della Terra direbbe a questi grandi governi, per cortesia, fatevi da parte perché voi non c'entrate nulla. E quindi il problema è molto grosso. Bene, allora passiamo con la domanda da parte di Enrico. Questa scelta lavorativa che ha fatto ha avuto delle conseguenze negative sulla sua vita privata? Tentativi di censure? Posso non parlarne? Ok, passiamo alla Dico successiva. così, non è una vita facile. Ok. Ok? Sì, abbiamo capito, Mauro. Allora, volevo passare allora a questa domanda che le ha fatto Amedeo. Come vanno intese le profezie del Messia? Chi è o chi sarà il Messia? Ah, questo non lo so. Allora, tenga presente che a metà dell'anno scorso io in un video ho riportato le profezie di un rabbino, il quale ha detto che entro la fine del 2021, ennesima profezia, sarebbe arrivato il Messia. Ora siamo a fine, insomma, a fine gennaio 2022 e il Messia non è arrivato. Il Messia, diciamo quello cristiano, lo si attende da 2000 anni e ancora non è arrivato. Il Messia degli ebrei lo attendono da molto prima e il Messia, così come inteso da loro, non è ancora arrivato. Quindi io ritengo che ognuno dovrebbe fare un po' il Messia di se stesso, cioè ognuno decidere cosa vuol fare della sua vita, come condurre la sua vita, senza aspettare che arrivi un altro a salvarli. Ripeto, gli ebrei hanno anche elaborato l'idea, visto che il Messia, quello singolo, che è un messia combattente, che è un messia che avrebbe un unico compito, liberare Israele, avrebbe avuto un unico compito, liberare Israele dal giogo straniero e poi addirittura porre Israele al di sopra di tutti, beh, il popolo di Israele, a parte ovviamente, ha elaborato, i rabbini, i teologi, l'idea che il messia che deve soffrire per tutti e farsi carico del mondo è l'intero popolo di Israele, però è una pura elaborazione teorica e quindi, come tutte le altre, chi vuole ci crede, chi non vuole non ci crede. Io non aspetto nessun messia, cerco di vivere la mia vita e se posso, ripeto, permettere di dare non un consiglio perché è troppo grosso, ma un'indicazione, ognuno cerchi autonomamente di dare una risposta alla sua vita e di essere il messia di se stesso, senza aspettarsi un messia esterno. Bene. Mauro, posso continuare ancora un po', con un po' di domande? Sono le 9:30, 21:30, Alcune andiamo domande, ancora due, alcune tre? Va due bene? domande, sì. Poi andiamo in chiusura. Allora, volevo continuare con Sergio che domanda: Mauro, quando sminuzzerai il Nuovo Testamento? Ma dunque, io del Nuovo Testamento ho già parlato, per esempio, in un libro Antico e Nuovo Testamento, Libri senza Dio, una gran parte è dedicata al Nuovo Testamento, dove ho esaminato i miracoli, oppure ho parlato del Nuovo Testamento in Resurrezione e Reincarnazione, che è stato il secondo libro che ho scritto nel 2010, ma che è tuttora attualissimo. Quindi io ne ho già parlato. Ne ho parlato nel libro Dei e Semidei, dove ho rivisto l'età di Gesù, che non è morto a 33 anni, ma è morto tra i 42 e i 43 anni, sulla base di notizie storiche assolutamente precise. Quindi, insomma, io di Nuovo Testamento, e nei video ne ho parlato parecchio, quindi di Nuovo Testamento ho già parlato. Non è escluso
che ne parli ancora, insomma, anche perché il Nuovo Testamento è, così come è stato presentato, è la prosecuzione dell'Antico Testamento. Una prosecuzione artificiosa, perché è stato usato l'Antico Testamento per poter costruire e dare, diciamo così, dignità storica a questa figura di un figlio di Dio che in realtà è stato creato sulla base del pensiero platonico e neoplatonico. Quindi è veramente una commistione di elementi storici che avrebbero lo scopo di giustificare la presenza di questo individuo con elementi filosofici che con il pensiero giudaico in particolare e con il pensiero semitico in generale non hanno nulla a che vedere. Bene Mauro, allora faccio le ultime due. Cinzia domanda: l'Apocalisse è descritta nella Bibbia come la fine di questo mondo, quali significati può avere? Dunque, l'Apocalisse, intanto quella che abbiamo noi, diciamo quella ufficiale, è una delle tante Apocalissi scritte nel tempo. Poi è stata scelta quella perché, diciamo, un po' la più completa ed era quella che poteva anche essere utilizzata in termini teologici. Il mio pensiero personale su quell'Apocalisse è che fosse un testo scritto in codice per le chiese cristiane nascenti di quel tempo nei confronti del pericolo della persecuzione romana, diciamo del potere romano, e che erano scritte anche in funzione di una attesa che era l'attesa vera, non quella che poi è stata presentata ai cristiani, perché l'attesa vera di coloro che avevano in quel tempo, cioè nei decenni immediatamente successivi alla scomparsa di Cristo, era che lui tornasse da un momento all'altro. Tant'è che l'invocazione, basta chi legge la Didache, cioè l'insegnamento dei primi cristiani dopo la scomparsa di Cristo, l'invocazione era Maranatha, cioè dai, vieni, su, adesso, siamo qui che ti aspettiamo. Paolo stesso diceva, quando lui tornerà, molti di noi saremo ancora in vita, anzi, sostanzialmente tutti noi saremo ancora in vita. Poi, siccome la gente cominciava a morire e lui non arrivava, allora Paolo ha dovuto elaborare altre soluzioni, perché la gente gli diceva, ma allora quelli che sono morti in Cristo, quando lui torna, cosa succede? Quindi lui ha dovuto elaborare altro. Ma quindi era un qualcosa relativo a quel tempo e che, come diceva Gesù, si sarebbe dovuto verificare in quella generazione. Però anche lì Gesù, purtroppo, non essendo onnisciente, si è sbagliato. Era una sua speranza, era una sua attesa, ma questo non si è verificato. E come Bene. dice il teologo Sergio Quinzio, i cristiani sono encomiabili perché rimangono figli da 2000 anni di una promessa non mantenuta. Bene, Mauro. Allora, io ti voglio fare quest'ultima domanda da parte di Monica. Monica domanda: mi ha molto incuriosita. Con quale ordine consiglia di leggere i suoi libri? Oddio, allora, diciamo così, questo è la sintesi, come ha detto lei prima nella presentazione, questa è la sintesi del mio pensiero. Ah no, chiedo scusa, ho fatto vedere quello inglese perché si è già anche in inglese, quello italiano. Questa è la sintesi del mio pensiero e poi, e quindi già qui si può fare un'idea chiara. E poi alla fine trova in ordine tutti i miei libri, quindi sia quelli pubblicati da Mondadori, sia quelli pubblicati da Uneditori. E qui può scegliere anche nell'ordine così come sono. Però questo qui direi che per iniziare è stato fatto proprio così, cioè proprio per chi non mi conosce. E ovviamente so che l'hanno preso anche moltissimi di quelli che mi conoscono, ma l'hanno trovato un'ottima sintesi per non dover andare a ricercare pensieri magari nei 15 libri, nei 15 libri precedenti. Bene,
Allora, Mauro, grazie per tutte le risposte e ci scusiamo se non siamo riusciti ad accontentare tutti, ma le domande erano tantissime e abbiamo solo Sì, poco più di un'ora a questo lo so, disposizione. è sempre così, tant'è che quando mi succedeva che facevo le conferenze duravano anche 5 ore proprio perché non si riusciva. Fino a che sono arrivato a battere un record, una conferenza in Sardegna ho cominciato alle 8 di sera, ho finito alle 6 del mattino. Bene. Va bene, grazie a tutti. Mauro, mi permetta ancora neanche 5-6 minuti del suo tempo per andare in chiusura, va bene per lei? Ok, Allora, oltre alle domande, sono arrivati anche tanti tanti complimenti, saluti e ringraziano e ci chiedono anche il suo sito, YouTube, Instagram. Io mi sono permessa di fare questa slide che adesso voglio mostrare. E ecco qua. Sito Facebook e YouTube, dico bene? Mauro Biglino It, YouTube, Mauro Biglino Official Channel. Perfetto. Tra l'altro, Poi c'è anche Instagram. Però bene, dopo comunque si trova comunque tranquillamente. diciamo che il canale, ecco, esatto, YouTube Sì. Official Channel, io ogni settimana metto uno o due video e quindi lì mi si può seguire tranquillamente. Tra l'altro, complimenti perché ad oggi vanta più di 13 milioni di visualizzazioni. Dico bene, Mauro? Sì, l'abbiamo aperto durante il primo lockdown, l'abbiamo aperto per gioco. Cioè, come dire, vabbè, visto che non posso fare niente, ogni tanto metto un video e così mantengo il rapporto. Adesso i video sono più di 170, gli iscritti sono 123.000 e crescono mediamente tra i 2.500 e i 3.000 al mese. E niente, ormai non posso più fare a meno, tutte le settimane devo mettere dei video. Bene, complimenti, io la seguo, per cui veramente tanti complimenti. Infine, voglio ricordare ancora i tre libri di questa serata principali. La Bibbia non parla di creazione, che la voglio fare rivedere. Eccolo qua. Poi c'è La Bibbia, il regno del nord. Eccolo qua. E infine, La Bibbia nuda. Chi acquista uno di questi libri avrà in omaggio, come dicevo prima, il DVD della durata di 130 minuti, l'invenzione di Dio, che contiene una conferenza più un'intervista esclusiva di Mauro Biglino. Il DVD è un regalo esclusivo per i clienti del Giardino dei Libri ed ha un valore di 24,50 euro. Inoltre, per l'acquisto di almeno uno dei tre libri avete anche le spese di spedizione gratuite e la promozione vale fino a venerdì sera 21 gennaio. Inoltre, se volete, vi chiedo di lasciarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook, Instagram. Diteci se vi è piaciuta la serata. I vostri feedback sono preziosi per noi. Ci aiutano a capire se abbiamo fatto bene il nostro lavoro. E scriveteci, io e il mio staff siamo curiosi di leggervi. Ci fa piacere anche se ci lasciate un commento sotto al video della registrazione che sarà pronta già da domani. Vi arriverà un'email con il link della registrazione. Infine, prima di concludere con Mauro, vi ricordo i nostri prossimi due appuntamenti. Lunedì 24 gennaio abbiamo in collegamento Andrea Pietrangeli. Il titolo della serata è La suprema via della leggerezza. E mercoledì 26 gennaio ci sarà Meyer Steiner, La cura naturale degli occhi. Ecco qua Mauro, ti ho fatto perdere ancora un po' di tempo. Nessun problema. Siamo giunti alla fine e a parte che io ti ringrazio per questa ora che hai dedicato al Giardino dei Libri, grazie mille. E voglio chiederti Mauro se vuole aggiungere qualcosa come chiusura che i partecipanti vedo e leggo che ringraziano, salutano, sono veramente tanti tanti ancora online. E fanno tanti complimenti, bello seguirti. Insomma, ecco qua. Cosa diciamo in chiusura? In chiusura ovviamente non mi rimane che ringraziare voi che mi avete invitato, i partecipanti che hanno ascoltato, quelli che hanno fatto le domande, quelli che stanno mandando insomma, il loro apprezzamento. Sì. Io quello che vorrei dire in chiusura è proprio questo. Io dal 2010 racconto le mie curiosità. Come tali vanno prese. Sono curiosità che ovviamente arrivano da un lavoro che ho fatto professionalmente, tant'è
che le edizioni San Paolo hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti dall'ebraico. Però questo non vuol dire possedere la verità. Questo vuol dire possedere degli elementi per ragionare autonomamente e pensare che la Bibbia è un libro immensamente più affascinante di quello che ci hanno raccontato. Perché quello che ci hanno raccontato è in contraddizione con ciò che c'è scritto nella Bibbia, perché ci hanno raccontato l'idea di un Dio che è stata elaborata a posteriori. Io ripeto, su Dio non entro nel merito perché riguarda la fede di ciascuno, quindi ciascuno si mantenga salda la sua fede nel Dio così come lo vuol vedere o lo vuol credere lui. Io mai e poi mai mi sognerò di mettere in discussione la fede delle persone. Quello che voglio dire è, se cercate un Dio spirituale, trascendente, eccetera, sappiate che la Bibbia racconta un'altra storia, racconta una storia concreta molto affascinante perché unitamente ai libri, ai testi di popoli di tutti i continenti della Terra, ci racconta quella che probabilmente è la nostra vera storia di esseri umani e quindi la vera storia della nostra posizione su questo pianeta. Ed è una cosa alla quale vale la pena riflettere, soprattutto in funzione di ciò che a questo pianeta sta succedendo in questo momento. Bene Mauro, allora infine io voglio dire grazie per essere stato qui con noi. È stato davvero un webinar molto interessante e grazie per aver condiviso con tutti noi preziose informazioni. È stata veramente una serata ricca e bella. Grazie Mauro A voi. e a presto, buon proseguo e noi ci sentiamo. Grazie, buona serata a tutti. Ciao. Ciao.